è tenuta lunedì 6 marzo nella sala Orofino della sede associativa di Confindustria Chieti Pescara l'assemblea dei soci in seduta pubblica, un evento per rendere pubblici gli importanti risultati ottenuti in ambito sanitario e sociale grazie al fondo di solidarietà Covid che Confindustria Chieti Pescara ha costituito coinvolgendo numerosi imprenditori associati che hanno generosamente partecipato alla raccolta fondi. Era il 13 marzo 2020, uno dei momenti più difficili e drammatici della storia contemporanea, in piena pandemia, quando Confindustria Chieti Pescara avviava una raccolta fondi per costituire un fondo di solidarietà da destinare ad iniziative sanitarie o sociali per il territorio. Erano momenti in cui si faceva fatica a reperire persino le mascherine ed infatti una delle azioni primarie fu proprio quella di donare una partita di mascherine alle ASL di Pescara e di Chieti Lanciano Vasto per il loro personale sanitario. Il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca. È stata un'occasione per poter fare un'assemblea pubblica e dare modo anche così di poter sentire direttamente dalle istituzioni che hanno usufruito del nostro fondo di solidarietà, un fondo che ricordo è stato reso possibile grazie alla generosità delle tante imprese del nostro territorio di Confindustria Chieti Pescara, e abbiamo sentito quindi in diretta da loro, dai diretti protagonisti, come hanno utilizzato e devo dire che in alcuni tratti è anche commovente. Ed ecco noi il dottor Silvio Basile, ci vuole raccontare del progetto Daisy for Covid realizzato proprio grazie al fondo di solidarietà Covid costituito da Confindustria Chieti Pescara. Daisy for Covid è nata da un'idea che noi abbiamo avuto proprio nelle prime fasi della pandemia, perché vedevamo che avevamo difficoltà a entrare in contatto con i nostri pazienti, ad essergli vicino, ad assisterli proprio come avremmo voluto, e così abbiamo ripreso un vecchio progetto che era Daisy, col quale abbiamo monitorizzato le patologie croniche. Abbiamo visto che questo strumento era in grado di monitorizzare i parametri che occorrono per tenere sotto controllo una persona a casa in isolamento, soprattutto nelle prime fasi, cioè temperatura corporea, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione dell'ossigeno. L'abbiamo messo in campo e siamo riusciti ad essere più vicini ai nostri pazienti. In poche parole, i pazienti positivi al Covid in isolamento domiciliare venivano dotati di device, di strumenti che erano in grado di raccogliere queste informazioni. Le informazioni venivano trasferite attraverso un gateway alla piattaforma. La piattaforma era, i dati venivano letti da tutti i medici e da tutto il personale che garantiva l'assistenza a queste persone, ed erano in grado di intervenire prontamente qualora fossero emerse delle criticità, anche perché c'erano dei segnali di alert che ci avvertivano di questo fatto. Ecco, abbiamo monitorizzato circa 150 persone in quel periodo e siamo rimasti molto soddisfatti perché siamo stati vicini ai nostri pazienti anche in quei momenti molto molto difficili. Un vero progetto di telemedicina, non so se si può chiamare così, un progetto d'avanguardia, ma nell'attualità questo progetto è rimasto e se sì in che modo? Il progetto è rimasto perché, come vedete, era nato per il telemonitoraggio delle patologie croniche. Adesso stiamo cercando appunto di riscrivere la piattaforma, di utilizzare nuovi device, perché la tecnologia da questo punto di vista fa dei passi da gigante, riusciamo a prendere tutta un'altra serie di parametri che prima non riuscivamo ad avere, e soprattutto adesso è possibile attraverso l'intelligenza artificiale esaminare, analizzare tutti questi dati in modo da avere delle previsioni. Cioè dici: guarda, questa persona, attenzione, c'è un pattern di dati che sta andando verso uno scompenso cardiaco, verso uno scompenso metabolico o verso una ricotizzazione di una bronchite cronica. Intervenite, perché se no va a finire in ospedale. E in questo modo cerchiamo di farlo. Quindi uno strumento veramente utile, nato proprio grazie a questi fondi. È nato grazie a questi fondi. Noi in precedenza avevamo vinto un bando europeo col quale avevamo costruito la piattaforma, ma poi siamo riusciti ad andare avanti grazie ai fondi di Confindustria, altrimenti ci saremmo dovuti fermare e non avremmo realizzato questo importante progetto. Per noi fonte di ricche
gratificazioni professionali. Ecco. Thomas Schell, direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, era il 13 marzo del 2020 quando Confindustria Chieti Pescara decise di intraprendere un'azione importante per sostenere il settore sanitario che in quel momento stava soffrendo moltissimo, e lo fece attraverso il Fondo di Solidarietà Covid. Come avete messo a frutto questo progetto? Ma è stato molto utile, anche perché noi avevamo il problema che il Policlinico di Chieti ha i suoi problemi strutturali di spazio, per cui oltre a avere messo in piedi una rianimazione e ingrandito le malattie infettive a Chieti e al Policlinico, noi avevamo assolutamente bisogno di altri spazi. E uno di questi spazi appunto era l'ospedale dismesso praticamente di Attessa, che in pochissimo tempo abbiamo messo a nuovo, e questo grazie ai contributi di Confindustria e di tutti gli imprenditori della Val di Sangro che ci hanno aiutato. Appunto, abbiamo raccolto 1,5 milioni di fondi, che per noi era tantissimo, e chiaramente questo investimento che abbiamo fatto per l'emergenza, abbiamo curato 400 pazienti ad Attessa, è diventato un investimento per il futuro della nostra provincia, perché oggi abbiamo bellissimi servizi che grazie a questi investimenti, dalla diagnostica alla degenza, alla gastroenterologia, nel senso alla riabilitazione, e anche un percorso post-Covid che stiamo implementando nell'ospedale di Attessa, è un investimento che è permanente, è stato un investimento per il futuro in un momento drammatico, e chiaramente con molto piacere ringrazio anche oggi Confindustria e tutti gli associati a questa iniziativa. Come tutti noi sappiamo, inizio anno 2020, a seguito dell'insorgere della pandemia da Covid-19, Confindustria Chieti Pescara ha avviato una raccolta per istituire un fondo di solidarietà da destinare ad iniziative sanitarie o sociali per il nostro territorio per fronteggiare insieme all'emergenza Covid-19. Ha sostenuto le imprese senza dimenticare la solidarietà. L'istituzione del Fondo di Solidarietà, supportato da numerose imprese ma anche da privati, si è rivelato un importante e concreto aiuto per il nostro territorio. Tutti ci siamo trovati di fronte ad un evento imprevedibile e di non semplice gestione, ed in queste situazioni si è consapevoli che insieme si può affrontare tutto, ed in questo caso specifico l'Abruzzo, in tutte le sue forme, si è coalizzato per affrontare una situazione emergenziale. Uniti si può tutto, e Confindustria ne è stato un grande esempio. L'ASL di Pescara ha fatto richiesta a Confindustria di un supporto economico in fase emergenziale, e dalla stessa ha ricevuto 100.000 euro destinati ad interventi emergenziali, come l'acquisto di dispositivi sanitari indispensabili, DPI e quant'altro quotidianamente necessitasse l'attività sanitaria degli operatori per garantire la massima assistenza agli utenti che accedevano alla nostra struttura. I fondi sono stati finalizzati su un unico conto destinato alla rendicontazione separata spese da donazioni Covid, con i quali si è provveduto all'acquisto di mascherine, ecografi, sistemi di teleassistenza, reagenti per tamponi, ventilatori, eccetera. Si ringrazia Confindustria per la disponibilità e sensibilità dimostrata e per la lodevole iniziativa che ha esteso su più fronti sul territorio abruzzese. L'assemblea è stata anche una occasione per fare networking e dare il benvenuto ai nuovi associati. Tanto pubblico, tante aziende presenti e soprattutto tanti nuovi ingressi. Sì, 37 nuovi ingressi che dimostrano che l'associazione è un'associazione che riscuote un interesse, evidentemente, soprattutto in un momento difficile per l'economia, in un momento in cui stiamo attraversando difficoltà da diversi punti di vista. Voglio ricordare il tema dell'energia, ma anche il fatto che siamo appena usciti da una situazione pandemica, quindi avere questo risultato in una situazione difficile come questa è un segnale molto importante, ma devo dire anche che abbiamo cercato negli anni di capire quali erano anche i cambiamenti da portare per essere ancora più vicini alle aziende.
Ecco, questo fondo di solidarietà Covid è anche un segnale di forza dell'associazione, perché in un momento in cui le imprese pensavano addirittura di chiudere, invece Confindustria trova la forza di raccordare tutte le aziende e di mettere a sistema una bellissima azione di solidarietà che poi ha portato dei risultati veramente concreti ed importanti. Ma sì, diciamo che sicuramente è un segnale soprattutto della generosità di tanti imprenditori che in un momento difficile hanno voluto fare azioni che in qualche modo potessero alleviare la difficoltà delle tante persone che nel frattempo sotto Covid hanno vissuto una vita, come dire, un po' difficile. Quindi questa generosità che poi si è trasformata in acquisto di macchinari sanitari e quindi, come dire, di un utilizzo importante proprio per quel settore che era l'unico che dovevamo mantenere in vita, proprio perché era l'ultimo baluardo che avevamo per gli ammalati, e questo, come dire, ci riempie anche di gioia e dimostra che nei momenti difficili noi ci siamo.